Oggi vi parlo di un libro famosissimo, 65 milioni di copie vendute, un libro importante, molto generazionale, che è il libro noto come Il giovane Holden di Jerome David Salinger. Credo che gran parte delle persone conoscano l'edizione in Audi, ma adesso si sa molto, prima dell'edizione in Audi uscì questa edizione con un titolo anonimo, che è Vita da uomo. Ricordo che il titolo originale, The Catcher in the Rye, può essere tradotto in mille modi. Evviva! Il vero significato del titolo è colui che prende i bambini che giocano nella segale per impedire loro di cadere in un dirupo. Cosa di difficile traduzione. Comunque, questa edizione è l'edizione Casini, uscì probabilmente non autorizzata, uscì credo in mille copie, tradotto da un fantomatico Jacopo Darca, nome sotto il quale si celava Corrado Pavolini, traduttore, per la verità ha scritto anche dei saggi sulla traduzione. L'edizione originale è del 51, questa è del 1952, per la verità aveva una fascetta che erroneamente è stata riportata come sottotitolo, che diceva un libro scandaloso ma diciamo assolutamente morale, qualcosa del genere. Ha questa copertina che riproduce un ritratto di Van Gogh, fu sostanzialmente un insuccesso e qui c'è da chiedersi, molti si sono chiesti come mai. Probabilmente era in anticipo, ricordiamo nel 52 era da poco finita la guerra, qualcuno ha detto l'Italia era divisa in due, non c'erano dinamiche, alcune dinamiche che poi si sono determinate dopo. 9 anni dopo c'è una nuova traduzione. Apro una piccola parentesi, questo libro ha avuto 3 traduttori, uno nel 52 Pavolini, un'altra nel 61 che è quella conosciuta da tutti, Adriana Motti, compagna di Giacomino De Benedetti, e ci sono delle notizie interessanti su questa traduzione. Lei per tradurlo ha raccontato, per usare un linguaggio tra virgolette giovanilistico, chiese ai nipoti giovani come poteva definire una certa frase, perché voleva usare quel tipo di linguaggio. Naturalmente, usando quel linguaggio, il libro invecchia. Così recentemente, adesso diciamo negli anni 10 di questo millennio, è stato ritradotto da Matteo Cattaneo, che ha dovuto sostanzialmente passare un esame perché ha dovuto mandare agli eredi di Salinger il suo curriculum vita, una prova di tradizione, e poi hanno dato l'ok. C'è per esempio una locuzione che Salinger in originale usa molto spesso, che è and all, che può essere tradotto con eccetera e via dicendo e quant'altro, eccetera. 222 volte compare, qualcuno le ha contate, nell'edizione originale, ed è stata tradotta variamente dai diversi traduttori e anche dallo stesso traduttore. Diciamo quella che mi ricordo più facilmente è Tutto quanto. È Tutto quanto. La cosa curiosa di questo libro, per quanto ne so almeno, è che da questo libro non è mai stato tratto un film. È stato citatissimo in molti film. E perché è un monumento e uno fa fatica. C'è una scena che credo, non so quanti se ne siano accorti, del film Il Campione di e con Robert Redford, in cui a un certo punto si vede un ricevitore del baseball, catcher in the rye, catcher è anche ricevitore del baseball, in un campo di segale, e moltissimi hanno pensato che fosse evocativo di questo libro. Altro elemento importante, l'edizione in Audi del 61 esce quando Salinger è ancora vivo. Ben Shan fa la copertina in cui commette l'errore gravissimo di stilizzare una figura del giovane Holden.
Salinger va su tutte le furie, chiama il suo agente italiano che è Rick Linder e gli dice che quella copertina non va assolutamente bene perché esigeva che non ci fosse una rappresentazione visiva del giovane Holden. Il libro esce nei Super Coralli, ovviamente completa la sua tiratura, ma per le edizioni successive è sempre Einaudi si inventa una copertina bianca con un quadrato azzurro, che forse è la copia che hanno visto più persone, di Munari, e poi più di recente una copertina interamente bianca con semplicemente i titoli, secondo il volere di Salinger. Lucio, ti ringrazio. Ci mancherebbe.